Bene, eccoci con un nuovo video. Questa volta faremo un impasto alta idratazione, anche se non altissima, sarà un 75%, per una pizza alla pala dei forni romani. E faremo un bel impastino, perché guardate, si parte con 544 grammi di farina Polselli Super, si mette tutto contemporaneamente, badate bene che questa è una novità, tutta l'acqua, infilate tutti i suoi bravi 408 grammi di acqua per un totale del 75%, si mette il lievito naturale, 80 grammi di lievito naturale, che adesso andiamo a mettere con un apposito cucchiainello, la spatolina, e abbiamo, eccolo qua, vedete come è ben incollato, un lievito naturale liquido, il cosiddetto liquid, che apporterà il suo fantastico sapore, il suo profumo, il suo apporto acido come veicolo di tutti i sapori che noi andremo a mettere. Ok? Bene, questo è fatto. Poi ultimi ingredienti: zucchero 14 grammi, sale 14 grammi, lievito di birra per un'esplosione nel vostro forno 3 grammi. Dopodiché si prende tutta la pappetta, si toglie. Abbiamo un totale di 1054 grammi, quindi sono un chilo di roba che potete giocarci parecchio. Dopodiché spegniamo, togliamo la nostra bella impastatrice, togliamo la nostra bella macchina planetaria con la foglia, perché il segreto è tutto qui, è la foglia. Dopodiché abbassiamo la testa ed eccoci qua. Adesso avvicineremo un po' più possibile la macchina all'interno per garantirvi la migliore visione possibile. Eccoci. E adesso sono 2 minuti e 10 secondi del timer del nostro splendido video. Partiamo adesso con l'impastamento. Badate, nell'arco di 8 minuti e mezzo circa, quindi a 11 minuti circa, noi avremo l'impasto fatto e finito, senza fatica, senza stop, senza rotture di scatole di nessun genere, ma semplicemente con l'azione di una bella macchina, tra l'altro anche low cost, la potete trovare un po' dappertutto. Allora, partita a velocità bassa, semplicemente per evitare che vi si innaffi tutta la farina, tutta la cucina di farina. Poi mettete a palla e lasciate per 8 minuti e mezzo. Per divertimento io non staccherò il video. E da questo momento in poi la macchina sarà sempre costantemente in funzione. Di video, ovviamente presto per vedere qualcosa, però già si capisce che la farina è una buona farina, perché vedete bene che ha spazzolato già da subito tutti i rimasugli sulle pareti della ciotola della planetaria, che è abbastanza pulito fin da subito, praticamente in 2 minuti. Di avvicinare un po' probabilmente la mano prima, quello che forse nel video già si può cominciare a notare è che si cominciano a formare le prime ragnatele dalla parete verso il centro. In pratica, quando l'impasto viene spalmato dalla spatola della
condizioni, lo stato dell'avanzamento dell'impasto e la quantità di impasto che resta attaccata sul fondo. Guardate sul fondo della ciotola, quella parte residua di impasto che non viene tirata su dalla foglia ma resta è la, diciamo, l'indicazione, l'indice di quanto l'impasto sia in fase di formazione. Ok? Andiamo avanti. Subito l'impasto della ciotola, e vedete che sul fondo ne resta sempre meno, eh? Sulla macchina, già ha un aspetto ancora rugoso, ma già molto, apparentemente molto ben formato. Andiamo avanti, guardate come alla ripartenza pulisce completamente il fondo, non c'è più nulla sul fondo, c'è proprio un residuo minimo. Ha finito, ho impiegato 6 minuti e 40 secondi per un passo fatto. Chiaramente andremo avanti ancora un po' per irrobustirlo, raffinarlo, dargli un po' di un aspetto anche migliore di questo, no? Perché questo non è proprio il massimo, guardate, si vede che è rugoso, si vede che è un po' stressato, però voi vedete adesso come riparte, vedete in che brevità lui riesce a recuperare tutto, guardate bene, velocità minima, guardate, vedete, ha recuperato tutto dalle pareti e anche dal fondo, vedete, questo impasto vuol dire che è fatto. Adesso se andiamo a guardare è molto più liscio, eccolo, infatti vedete, c'è ancora qualche rugosità, questo è normale, ma è decisamente meglio di prima. E adesso 3 o 4 di questi riavvolgimenti. Questi si chiamano rigeneri, pieghe, ventilazione in vasca, chiamatele come volete, ma fondamentalmente sono sistemi per allineare le fibre. Le fibre, guardate, guardate come è più pulito, vedete? C'è ancora, certo, non è un impasto che è chiuso, è un impasto semplicemente incordato, che è diverso dalla chiusura. Adesso ripartiamo. E guardate con che velocità. 3 secondi e se la riprende, vedete? Non ha bisogno né di sbattere né altro. Noi abbiamo chiuso un impasto, adesso siamo a 9 minuti, no, 8 minuti e 10, perciò pensate un po', compresi i rigeneri, ci siamo. Adesso
L'impasto è chiuso, qualche secondo faremo la post-produzione, faremo un bel salto a più pari e andremo alla fase in cui faremo la pirlatura dell'impasto e la chiusura sul banco, perché è obbligatoria questa per questo tipo di impasti. A dopo, ok. Eccoci alla successiva fase. L'impasto, vedete? Quello che avete visto incordare un minuto fa nell'altro video. Adesso lo puliamo, lo stacchiamo e ce lo portiamo sul banco. Banco che deve essere molto liscio, poco assorbente, quindi deve essere qualcosa tipo marmo o acciaio o qualsiasi superficie fredda, liscia e senza pori. Ecco, questa è una bella soluzione che vi consiglio, una lastra di grass porcellanato e vi risolve un sacco di problemi a costi quasi zero senza darvi nessuna difficoltà. Allora, cosa dobbiamo fare noi adesso? Un paio di pieghe, ci ungiamo le mani di olio, un olio buono, mi raccomando, ce ne va poco di olio qui, ma usiamo quello buono. Guardate, ecco qua. Immediatamente con le pieghe si ricompone l'impasto in maniera molto più efficiente e efficace di qualsiasi altra manovra. Dopodiché pirlatura, pirlatura è questa, lo si raccoglie, lo si fa fare un mezzo giro, lo si spinge leggermente lungo la superficie liscissima del banco di lavoro ed ecco che viene, guardate, esce qualcosa di spettacolare, bello, liscio. E lo si lascia così a scoperto per 3-4 minuti finché non faremo la seconda pirlatura che gli dà un po' più di forza prima di chiuderlo. Ci vediamo fra un minuto. Rieccoci, saranno passati neanche un minuto. L'impasto si è palesemente rilassato rispetto a come l'avevamo lasciato, no? Vedete che già non attacca più, non è più in alcun modo appiccicoso, però chiaramente non è un impasto ancora del tutto chiuso perché la sua maglia glutinica ha bisogno ancora di qualche piccolo stimolo per raggiungere il top. Quindi ne diamogli un'altra bella pirlatina. Possiamo anche sollevarlo, girarlo, sollevarlo, girarlo. Ecco, adesso guardate, è ancora più teso, è realmente scorrevole, vedete? Non ha più alcuna forma né aspetto di appiccicosità. Adesso lo inquadriamo più da vicino. Ecco, vedete che bello? Com'è? Carino, eh? Adesso ancora l'ultimo passaggio, un paio di minuti e poi lo chiudiamo definitivamente, lo mettiamo via in ciotola per 2-3 ore fino al raddoppio, ok? Ok, ultima fase, mezza pirlata, ricordatevi di non farlo camminare troppo perché se lo fate camminare molto il rischio è che cominci a presentare delle fessurazioni sopra e smagliature, si buca, proprio si fessura, vedete la maglia che si allarga, si apre e quello è il segno che avete esagerato. Bene, io adesso metto in ciotola. E basta, e finisce, va a finire al caldo per un paio d'ore. Sto pensando di metterlo in cella. Lo ripeto, sto pensando di metterlo in cella a 27 gradi perché comunque dà una garanzia di omogeneità di risultato in riferimento alle condizioni ambientali, quindi prendiamo il nostro bell'impasto, prepariamoci vicino la location ed eccolo qua. Vedete quanto è carino? È splendido, vero? Bellissimo, liscio ed è comunque un 75%, quindi tutto rispetto, eh? Bene, fermiamoci qui, ci vediamo fra un paio d'ore.